Dostoevskij è uno di quegli autori di favole meravigliose che parlano all'uomo dell'uomo. In effetti, l'ultimo grandioso romanzo dell'autore russo è un viaggio negli abissi dell'animo umano. Dostoevskij è insuperabile nello scandagliare i fondali del cuore dell'uomo per portare alla luce le ferite che lo lacerano. E nei Fratelli Karamazov la conflittualità raggiunge apici irreversibilmente tragici, il parricidio. Lo ammazzo! È una famiglia di fine Ottocento, con un padre dissoluto ed egoista, figli tormentati e vessati, amori alienati, pulsioni materiali. In realtà è uno specchio senza tempo di relazioni in cui assenti sono le spinte verticali e rimosso l'amore di Dio. Ma Dio esiste o no? Allestire in teatro una tale complessa narrazione che coniuga la traccia investigativa con una dimensione puramente filosofica e teologica è una sfida ardua che il regista Matteo Tarasco tutto sommato vince, soprattutto affidandosi all'inossidabile e affiatata coppia Mauri Sturno. A quest'ultimo l'improba impresa di incarnare i profondi conflitti fra fede e ateismo. Io voglio vivere nel mio marciume. Ma l'89enne maestro, insuperabile nei panni del padre vizioso e lascivo, regala ancora una volta un'esperienza che travalica i confini della finzione scenica. Ecco, il teatro deve essere un'arte che può contribuire all'arte di vivere. E Dostoevskij ci aiuta in questo.